E adesso Barbara continua il nostro approfondimento dedicato al coro di Torricella Peligna, Antiche Cantate. Torricella, Torricella, chi da noi?
E allora eccoci tornati in biblioteca, mediateca, un locale straordinario davvero, grazie ancora all'amministrazione comunale che ci ha ospitati e che ci sta ovviamente ancora ospitando. Io sono con Gianni Di Falco, membro del coro, e diciamo memoria anche storica, lo possiamo diciamo dire di Gianni? Sì, sì. Presente sin dall'inizio, da quando è nato questo coro. Siamo partiti così tanto per caso, tanto per riunirci un attimino. Per passare un po' di tempo, per socializzare, per stare insieme. Su consiglio poi del nostro sindaco Carmine Ficca ci siamo un attimino riuniti e da lì siamo partiti. E non a caso abbiamo scelto il nome Antiche Cantate. Antiche Cantate perché avremmo voluto sin dall'inizio divulgare e trasmettere ciò che era il nostro passato. Ciò che era stato, che i nostri avi cantavano magari nei campi. Mentre si lavorava, si sudava soprattutto. Si sudava soprattutto, questo è ovvio, è chiaro. E per quello abbiamo voluto tramandare, vogliamo tuttora tramandare ciò che era il nostro passato. Fare quel passaggio che magari adesso manca con i... purtroppo con le nuove generazioni, ecco. Per non chiudere il cerchio, insomma, per far sì perché, che ciò rimanga. E perché secondo Gianni Di Falco mancano alcune figure, no? Perché poi abbiamo visto tramite le nostre riprese che qualche giovincella c'è, però lo sforzo, quello un po' più giusto e corretto, quale potrebbe essere per convogliare all'interno della corale nuove figure, nuove generazioni, perché è un problema un po' di tutti, mosche ovvio. Bianche i cori, sì, con la presenza di tanti giovani. Diciamo che non sono tanto attratti da ciò che è il folklore, magari è una cosa che lega e prende più noi di una certa età. Ci stiamo provando, ci stiamo lavorando, dando loro spazio e vedere un attimino quale strategia e quale strada intraprendere per far sì che loro sentano questo richiamo. Necessità, direi, più che... Sì, che comunque, voglia di... che noi se andiamo a vedere poi ciò che noi andiamo, che cantiamo tuttora e ciò che è stato il nostro passato, quindi non si può prospettare verso un futuro se non, uno non accetta quello che è stato il passato, insomma. Assolutamente. E questo va tramandato da generazione in generazione. Quindi, comunque in piccolo ci stiamo riuscendo. A piccoli passi. Abbiamo anche una piccola nostra mascotte dentro il coro, ecco. Che è una, diciamo per adesso, una delle poche, però serve come esempio e come spunto anche per gli altri e stimolo. Questa invece è umoristica molto ironica, perché mio marito, quando doveva andare in pensione, facevano una legge e glielo spostavano più avanti ed è arrivato a 67 anni per questo. Gli corre appresso e mai la chiappa. Marito, ma si arraiate buone buone, perché gli corre appresso e mai la chiappa. E moi ci ha venuto lo fiatone. Appena arriva vicino, e si scappa. Se ferma, qui fiato un momento, sa crede che la pensione ormai ci sta. Invece, un ministro intelligente fa una legge e gli sposta un po' più là. Mo sa stancata di questa situazione. Cerca lo padronato e spiegazioni. Che temetezza, un po' di paura, va a domandare per poter in pensione. Gentile, gli risponde la signorina, vediamo insieme cosa si può fare. E chiusa la finestra, le quadrine, se ne insalata, non potremmo dare. Armenuta mi ha detto, è tutto scuso. Io non so capito bene che gli fa. Che la finestra a me è tutta chiusa. E per la pensione ancora gli aspettare. Povera a me quando sono sfortunato, ma proprio io ci devo capitare, che ne impiegate tante sfatiate che manca una finestra per spalancare. Marito me, non ti fammi rilarai, altrove te la scoscia sta finestra, e quando arrivi mi dice a dove sai, e te la apri, lesta lesta. E quando esse vado mal mattina e la finestra li trovo spalancata, l'avevo abbattuta, signorina. Niente più scuso, pensiero pagato. Grazie. Quindi sin dagli inizi in questo coro Antiche Cantate, l'esperienza che ti è rimasta nel cuore con le tante manifestazioni, i tanti festival, i tanti anche viaggi, immagino, conoscendo
colleghi, ovviamente coristi, e conoscendo anche paesi e città diverse. Diciamo che se teniamo conto del nostro vissuto, noi siamo nati nel dicembre 2018, poi con vita, la pandemia... Vita cortissima però... Però intensa e molto, molto lavorata. Devo dire che ogni qualvolta è un'emozione in più. Io da quello che mi carica e mi gasa, mi dà anche lo spunto, lo stimolo di andare avanti, e l'emozione che loro hanno ogni qualvolta che abbiamo questi eventi. Li vedi carichi, li vedi gasati e vedi che ci credono in quello che fanno. E questo non può far altro che farci piacere e stimolarci. E noi siamo qui per questo, Gianni, non solo per ascoltarvi e per farvi ascoltare, ma anche e soprattutto per lanciare quel messaggio importante, invitando i giovani a intraprendere questo percorso, perché la tradizione poi racconta la storia non solo di questo posto, ma dell'intero Abruzzo, e poi vivendo il coro, l'associazione, c'è la possibilità di conoscere altra gente, appunto di socializzare, che è l'obiettivo primario, anche perché qui nessuno è professionista, lo possiamo dire, però dentro c'è un fuoco, la passione. Bravissimo. Che spinge ad arrivare oltre ogni Bravissimo. Limite. Allora torniamo in sala, perché Gianni Di Falco, ovviamente, oltre ad essere bravo e capace di parlare ai nostri microfoni, lo abbiamo visto, intravisto sul palco come corista di antiche cantate. Allora vogliamo un po' testare la sua qualità canora tornando in sala insieme a tutto il gruppo. Ovviamente restate con noi, col passare dei minuti, oltre alla musica, ovviamente altri interventi, altri aneddoti e qualche cenno storico per questo coro. Ci vediamo dopo. Seguiteci, perché avrete modo di emozionarvi come ci emozioniamo noi nel momento dell'esibizione. Thank you.